Siamo in via Cappuccina, i residenti ci hanno chiamato per lanciare ancora una volta un appello all'amministrazione. Qui si drogano sotto i nostri occhi e noi siamo stanchi. Noi ormai abbiamo ben chiari sia i volti, chi sono le persone, dove si mettono, in che orari. E non è più un fatto sporadico, è diventato effettivamente ormai la consuetudine. E in effetti non... Personalmente non vorrei dovermi abituare a questa situazione. Ecco. L'appello ormai è sempre lo stesso, ma i cittadini non vogliono arrendersi e chiedono più controlli e sicurezza in determinate zone di Mestre. Perché manca sicuramente un presidio delle forze dell'ordine. Non basta che passi una volta ogni tanto la macchina dei vigili urbani che fa il giro e va veloce, perché la situazione va vissuta dall'interno. Quindi se giri con la macchina ti sembra che sia tutto tranquillo, se scendi a piedi e fai due passi ti rendi perfettamente conto di che cosa sta accadendo in quel preciso momento. Ecco perché magari l'idea banale potrebbe essere quella di mettere in certe zone di Mestre, tra cui via Cappuccina, in certi posti ben precisi che conosciamo e che anche le forze dell'ordine conoscono, magari delle postazioni fisse, macchine, camionette, dei carabinieri, dei vigili urbani, e poi soprattutto devono camminare a piedi, devono farsi vedere che sono presenti. Questo può essere un deterrente importante. Una richiesta che, insieme a quella di intervenire anche sull'aspetto sociale, i cittadini continuano a sottoporre nella speranza di essere prima o poi ascoltati. Solo ieri mattina, ad esempio, poco di distante dall'INS di via Carducci, una commessa si è scontrata con delle persone che rubavano dagli scaffali e, affrontandoli, è stata minacciata con un coltello mentre sul posto arrivavano i carabinieri, ma i ladri sono riusciti a scappare.